Sapete che su YouTube c'è la sezione Shorts. In questa sezione Shorts vengono caricati dei video brevi che a volte sono veramente colossali. Oggi andremo a vedere i video più visti di Minecraft. Video che hanno addirittura 100 milioni di visualizzazioni. Ma iniziamo con il primo. Sicuramente molti li avrete già visti, ma io non li ho visti, quindi voglio godermi appieno tutta la reaction insieme a voi. Partiamo con il primo. Ok, ha un secchio in mano. È TNT vs Water... No, lo voglio anch'io! Che poi non ho mai capito se questa è una mod super realistica o è un gioco a parte che emula Minecraft e tutti gli effetti. Vediamo cosa succede. Fa tipo un vortice d'acqua in cielo. Eccolo! Che spettacolo! E questo qui, ragazzi, ha la bellezza di 98 milioni di visualizzazioni. Mi piacerebbe anche farne uno. Voglio fare uno shorts su Marcipalla che superi il milione. Secondo voi ce la faremo? Scrivetelo qua sotto nei commenti. E nei commenti scrivetemi quale degli shorts che andrete a vedere sarà il vostro preferito. Per adesso questo è il mio preferito. Diamo un voto da 1 a 10. A questo diamo come già inizio 9. Secondo shorts, reality versus Minecraft. Reality versus realistic. Ok, normale. Magari! Cos'è? Cos'era? No, fammi vedere il drago realistico. No, vabbè. Che sogno, raga. Che sogno con il buco nero dietro. Ma vi immaginate una roba così devastante? Ok, questo è un banner normale. Eccolo qua. Un arazzo. No, questo è sempre uno stendardo. Spettacolo. Ecco, immaginiamoci. No, vabbè, aspetta. Aspetta. Aspetta, ragazzi. Voglio vedermi i fuochi d'artificio. Andiamo. No, vabbè, raga. Questi qua secondo me sono possibili da creare. Però secondo me, come questa scena qua del land. No, vabbè, raga. Ma vi immaginate una roba del genere? Sarebbe incredibile. Mi piacerebbe tantissimo. Devo dirvi la verità che esistessero delle mod che ricreassero un ambiente talmente realistico che sembra un gioco diverso. Però vabbè, non è questo il caso. E questo, ragazzi, aveva ben 2 milioni di visualizzazioni. Moltissime, ma non tantissime. Devo dirvi la verità, voto da 1 a 10 rispetto a quello di prima. Do un 8 e mezzo. Andiamo con il prossimo. 14 milioni di visualizzazioni. Ghast in real life. Qua siamo nel parcheggio di un supermercato palese. E c'è un ghast che si avvicina. Gli ha lanciato qualcosa. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ok, figo. Ma questa si vede che è un'animazione. 6 e mezzo. Perché non voglio blastarlo troppo, ma non è che mi faccia volare così tanto. 14 milioni, andiamo a leggere i commenti che sono curioso. Why is this the one shot I get before bed? Cioè questo è praticamente perché questo è uno degli shots che ho visto prima di andare a letto. Ok, sì, carino, però vedi, non vedo commenti del tipo wow, pazzesco, incredibile. Quindi andiamo oltre. Con il prossimo, 1,7 milioni di visualizzazioni, Minecraft RTX al 161%, questo penso sia un diamante, Steve che dice di stare zitto, un Warden, shh, madonna, ok, ok, ammettiamo che questo era veramente, veramente figo. Questo qui, devo dirvi la verità, vi do un 7 e mezzo. Ma questo non è un diamante, mi sa. Questo mi sa che era semplicemente un oggetto del Warden. Non lo so, 7 e mezzo buono perché il Warden è veramente, veramente figo. Cosa ne pensate voi? Sono curioso anche del vostro punto di vista. Andiamo un po' su, alziamo l'asticella con il quinto. 19 milioni di visualizzazioni. Ok, qua si parla di lava. A me tutte queste cose qua, raga, che fanno la fisica realistica mi fanno veramente volare a tutti gli effetti. Qua abbiamo del ferro. Sta creando un iron golem, penso. Questo è palesemente un iron golem. Ok, bellissimo l'iron golem. Dimmi che non spacchi sotto. Cosa succede se spacchi sotto? Oh mio Dio, non sta succedendo. Cioè se è wow, wow, oddio. Ma questo è tipo un lava go. No, peccato che non ha continuato, raga. Questo secondo me è il gioco che avevo portato anch'io ai tempi. Non Teardown si chiamava, non mi ricordo più. Pazzesco, raga. Questo è incredibile, questo è veramente pure incredibile. Ah, questo dà un bell'otto. E sempre a asticella alta, 18 milioni di visualizzazioni. Andiamo con Mega Slime versus tanta TNT realistica. Ok, TNT realistica, c'è lo slime che si sta espandendo. Questo sembra un vero e proprio slime. Cioè, proprio uno slime a tutti gli effetti. Slime Ball, cosa fa? Ok, piazza, si crea sempre uno slime che cade all'infinito con una fisica super realistica. Qua ci mette della redstone e immagino che ora vada a mettere una leva. Vediamo se ho ragione. Vediamo se ho ragione. Leva, tira la leva, dimmi che succede un macello, ti prego. Vediamo che succede. Oh, questo può volere tanto.
Questo, wow, che spettacolo, ragazzi. Questo è bello. Questo è bellissimo, ragazzi. Questo 9 a mani basse, bellissimo. Però quello da 10 ancora non è arrivato. Nessuno mi ha dato quell'effetto pazzeschissimo. Però 9 è un bel voto. Ora però andiamo con il più visto di quelli che andremo a vedere oggi. 190 milioni di visualizzazioni. Minecraft Nostalgia. Do you remember these OG maps? Vediamo un pochettino cos'è che ci dà. Ok. Oddio, ragazzi. Il tempio di Notch. Oh mio Dio. Questo era, esatto, il world di 9 anni fa della survival. Questo è il mondo del Minecraft tutorial. Il dropper. Questo qui è pazzesco. L'abbiamo fatto tutti. Ok. Questo non mi ha fatto un effetto wow, ma un effetto nostalgia, e qua veramente vi do 10, perché mi sono venuti i brividi a pensare che sono passati 10 anni, raga. 10 anni. Andiamo avanti. 35 milioni. Where do Minecraft Fireball go? Quindi dove va la Fireball? Dove sta andando? Dove è andato? No! È Notch! È Notch! C'è Afmau! Ok, questo non posso dire chi era. Ok, ci sono tanti video di YouTube. Va dentro un mineshaft. È bellissimo! Nico e Cash! Oddio, raga! C'è Aerobrine! Oddio! C'è Preston Blaze! Ci sono altri youtuber che non conosco. Va all'interno di una piramide. Torna verso il tempio di Notch. Nell'end. Vince l'end. Torna in una giungla. C'è uno youtuber che lo segue. Va nella lava. Va nel Nether. Torna nel Nether e ammazza il ghast. Però ne spawna un altro che fa riniziare il loop. Bello, questo è bellissimo, raga. Questi hanno fatto veramente un lavoro incredibile. 10. 10 a mani basse. Siamo a sticella alta, raga, eh. Andiamo con il nono. 9 milioni. Cos'è? Sono uno strider. Oddio, raga, devo mettervi la traduzione in italiano. Per Barry. Ok, c'è un portale. Raga, quelli che... dove c'erano i personaggi di Minecraft, cioè della vita delle su Minecraft, a morire. Guarda dietro. No, è stato ammazzato. Povero Edgar, raga. È morto Edgar. È morto Edgar, raga. Edgar è morto. Vabbè, questo qua diamo un 7 perché è stato editato super mega bene. Andiamo oltre con il decimo. 22 milioni di visualizzazioni, ragazzi. Ok. Ok, queste cose sono pazzesche. Allora, una volta un fan me l'aveva mandato. Mi aveva detto: Marci, ma sai che questo è stato fatto in real life? No, ragazzi, questo è fatto quella con dei programmi di animazione. Palese, non può essere vero questa cosa. Però figo, veramente figo. Non do voto perché non saprei che cosa dare in questo caso. Prossimo, 97 milioni di visualizzazioni. Minecraft RTX al 190%. Abbiamo Alex che si nasconde dal Warden. Il Warden che... ah, è tipo un loop infinito. Bello, bello. Dai, bello, non di più. Bello, carino. Molto bella l'animazione, la grafica, tutto figo. 7,5, ma non mi ha fatto volare. Ultimo, 57 milioni di visualizzazioni. How to improve your Minecraft house. Quindi come migliorare la tua casa su Minecraft. Ok. Ah, ok, questo spiega come mettere. Metti sui lati il legno, dai un po' di 3D, perché vedete che ha messo del 3D, metti un secondo piano, fai un tetto decente, ammetto che questo tetto non è bello per niente, il tetto fatto all'infuori, questo è un bel trucco, raga. Peraltro, non so se ve l'avevo detto, ma ho in mente di fare una cosa bella secondo i consigli di un fan. Sul primo canale volevo attivare gli abbonamenti e farvi dei video custom nel quale vi insegno a costruire. Siccome sono dei video molto lunghi da preparare, mi sembrava una cosa carina da fare, quindi fatemi sapere. Chiaramente non abbonamenti a 20 euro, chiaramente, però sembrava una cosa carina. Questo secondo me però è un po' troppo, cioè è diventato un po' troppo questa cosa da fare per tutti. Bello, ottimi consigli, ma nulla di che. Amici, io vi saluto, spero che questa reaction vi sia piaciuta, ci vediamo settimana prossima, sempre di venerdì, con una nuova reaction e dei video bellissimi. Ciao!